Buongiorno a tutti, siamo al torneo di Saint George che da 17 anni con le mie squadre frequento e finalmente si ricomincia a giocare, si rincontrano tutte le persone che da 2 anni con il Covid non si vedevano più ed è molto piacevole ed è molto stimolante per il continuo del nostro sport. Purtroppo non tutti i giocatori sono venuti, non tutte le squadre sono complete, ma ci siamo legati a squadre francesi o a squadre, a giocatori italiani anche di altri club, per cui siamo riusciti a formare dei gruppi e comunque il piacere finalmente di rigiocare in internazionale e di rivedere tutti coloro che sono stati insieme a noi in questi anni nei tornei e nelle competizioni. Il Covid è stato un problema enorme per noi perché molti giocatori, ad esempio nel mio club, vengono da lontano, fanno molti chilometri per raggiungerci e naturalmente l'assenza di competizioni annulla un po' gli stimoli, crea anche altre abitudini nelle persone, non venendo ad allenarsi tutte le settimane, fanno altre cose e piano piano qualcuno si è un po' allontanato. E naturalmente la difficoltà anche di gestire il club con tutti i cavalli da tenere in movimento durante il lockdown, quando eravamo chiusi, abbiamo dovuto lavorare il doppio praticamente per tenere i cavalli in forma, tutti i rinvii delle gare in Italia, i campionati programmati ma poi rinviati e rinviati ancora, e questo ha creato qualche difficoltà. Tuttavia, mi sembra che tutto si stia riprendendo come e meglio di prima. Allora, il campionato in Italia si è svolto in 4 tappe, femminile, Pro Elite e Pony, ed è stato anche un buon campionato. Sono anche cambiate alcune questioni inerenti, diciamo, alla qualità delle squadre. C'è una nuova squadra Pro Elite che dopo tanti anni ha battuto finalmente il Circolo di Novi e abbiamo una nuova squadra campione d'Italia, che naturalmente è positivo. I Pony hanno giocato, seppur in misura ridotta, il femminile anche, e credo che si stia facendo, cioè abbiamo approfittato della pausa per cercare di rilanciare un po' la disciplina e con Claude Michelet che partecipa al Dipartimento Orsball. Abbiamo programmato una serie di incontri regionali con i centri nuovi per proporre l'Orsball, molto ben sostenuti dalla Federazione Italiana che ha dato un contributo in tutto questo piuttosto rilevante e che ci ha sostenuti in questo progetto. Ora ci sarà la Coppa Italia con le finali probabilmente a Verona. E ci saranno comunque 3 tappe prima, per cui ci sarà l'occasione di giocare. Io vedo molto positivo lo sviluppo dell'Orsball in Italia e penso abbiamo fatto di tutto per avere le squadre alle Poniadi. Non so ancora se riusciremo ad averle perché ci sono molte difficoltà e perché comunque la pausa ha creato un allontanamento da una parte, ma anche molta gente che non sapeva bene come far sport ai figli, si è rivolta all'equitazione perché l'equitazione è stata comunque uno dei pochi sport praticabili. E io credo che lo sviluppo sarà positivo e questo Enjoy Horseball Fise sarà un buono strumento per far conoscere l'horseball in Italia. Purtroppo quest'anno non ci saranno le grandi competizioni internazionali come i campionati d'Europa e la Champions League e anche i tornei internazionali sono stati pochi e in date anche diverse dal solito, il che ha creato qualche difficoltà, ma io penso che giocando, venendo a Saint George, la voglia sia rinata in tutti i giocatori. Cioè, tutti i giocatori che sono venuti qui, almeno quelli del mio club, hanno sicuramente molto stimolo e molta voglia, e per cui io credo che la ripresa sarà meglio di prima.